Come aumentare la produzione di latte al seno? Questa è la domanda a cui Maria Chiara Ostetrica darà una risposta esaustiva ed estremamente utile per tantissime mamme che allattano al seno. Ma prima di rispondervi efficacemente, lasciate che ci presentiamo. Io sono Matteo Silva, osteopata pediatrico e fondatore di IULE, centro materno infantile in provincia di Monza e Brianza. Io sono Maria Chiara, mamma di due bimbi, ostetrica indipendente. Accompagno le donne e le famiglie nel viaggio della maternità, dalla gravidanza al dopo parto, all'allattamento, i primi mesi insieme, a Milano, in studio, a domicilio e online. Dove, aggiungo io, troverete ad esempio il videocorso proprio sull'allattamento creato da Maria Chiara, e nella nostra Academy troverete centinaia di videocorsi per favorire il miglior sviluppo di mamma e bambino dalla gravidanza fino ai primi anni di vita. Vi lasciamo qua il link in descrizione dei nostri siti web dottorsilva.it e matteosilvaosteopata.com. Iniziamo subito, vai! Come aumentare la produzione di latte al seno? Allora, questa è una tematica molto importante, molto preziosa, perché ad oggi in Italia sappiamo che la maggior parte delle mamme che sceglie di sospendere precocemente l'allattamento al seno o di integrarlo con il latte di formula è legata alla motivazione del percepire o sapere di non avere abbastanza latte. Quindi è una tematica molto preziosa da sapere e soprattutto capire come poterla gestire. Innanzitutto il mio bambino mi dà delle informazioni, quindi come abbiamo citato nel video legato ai segni di sazietà del bambino, cioè come sapere se il mio bambino ha preso abbastanza latte. Se sta mangiando abbastanza e se ho abbastanza latte. Ecco, ascoltiamo lui, quindi leggiamo i suoi segnali, ma se ho davvero la conferma di non avere abbastanza latte, che cosa posso fare? Se desidero allattare, ci sono un milione di cose che noi possiamo fare prima di arrivare ad offrire il latte in formula, nel senso che quello è l'ultima ratio, perché chiaramente se io ho poco latte, inserisco altro tipo di alimentazione, quindi il bimbo si sazia, chiederà sempre meno al seno e questo latte continuerà a scendere fino a che via via sparisce. Quindi se io desidero mantenere o addirittura aumentare la produzione di latte, che cosa devo fare? Intanto immaginiamo di non fare il fai da te, perché in allattamento è utile avere un riferimento costante. Quindi contattate l'ostetrica, la consulente allattamento, qualcuno che vi possa accompagnare in questo viaggio. E fondamentalmente che cosa si fa? Si osserva la poppata, quindi controlliamo come drena il seno quel bambino, se è attaccato correttamente, se ci sono delle posizioni nuove che possiamo proporre, sperimentare per far sì che la ghiandola venga drenata e stimolata tutta quanta. Possiamo magari inserire dei ritmi diversi delle poppate, cioè magari pensare di stimolare il seno più frequentemente o offrire entrambi i seni piuttosto che un seno solo. In alcuni casi possiamo anche consigliare di introdurre l'utilizzo del tiralatte, ovviamente usato correttamente, perché non serve tanto a far uscire quel latte che io ho, ma a dare uno stimolo in più e quindi quel seno inizierà ad essere stimolato e a produrre maggiormente. Ma fondamentalmente è, come dire, un percorso un po' che scopriamo in itinere. Quindi ci dobbiamo dare del tempo, dobbiamo capire che cosa osservare e su cosa lavorare, ma sappiate, care mamme, che anche in presenza non di una percezione, ma di una conferma di ipogalattia, cioè avere poco latte per le richieste del mio bambino, si possono fare tantissime cose per tornare ad aumentare la produzione. Noi siamo tornati a far riallattare esclusivamente il seno anche mamme di bimbi di 4 mesi, 4 mesi e mezzo, 5 mesi che avevano continuato a prendere il latte in formula e che con un lavoro importante e ovviamente una grande motivazione da parte delle mamme e il supporto intorno, quindi cari papà entrate in gioco anche voi, si può tornare a far aumentare la produzione di questo seno e rispondere esattamente a quelle che sono le richieste del vostro bambino. Assolutamente, assolutamente, assolutamente. Un'altra informazione che voglio dare, ovviamente di carattere osteopatico, è che quando si valuta un allattamento bisogna valutarlo sia da un punto di vista ostetrico sia da un punto di vista osteopatico. Perché? Perché alcune volte ci possono essere delle interferenze, assunzioni nutritive non dettate dalla mamma o da come posiziona il bambino, ma piuttosto da come quel bambino riesce a succhiare, distrarre e stimolare di conseguenza il latte.
Mi spiego meglio. A causa di un parto difficile o di una malposizione intrauterina, il bambino può avere delle contratture a livello della bocca e della mandibola che non gli permettono di aprire bene, in quei casi magari crea anche dolore, ma anche di avere un'estrazione e una suzione efficace e nutritiva. Di conseguenza, andare a trattare la muscolatura, la mobilità articolare, fa sì che la meccanica di suzione sia nettamente migliore e di conseguenza quella stimolazione del seno nettamente migliore. Ed è per questo che il lavoro ostetrico insieme al lavoro osteopatico è veramente un bijou per l'allattamento al seno. Ora, che dire, grazie mille a Maria Chiara per essere rimaste con noi in questo video e per avervi offerto queste informazioni veramente esaustive e utilissime. Se vi è piaciuto il video vi chiediamo di lasciare un like, di iscrivervi al canale e di venirci a trovare sul nostro sito dottorsilva.it e mattosilvaosteopata.com, dove troverete centinaia di videocorsi per favorire il miglior sviluppo di mamma e bambino dalla gravidanza fino ai primi anni di vita. Ci vediamo nel prossimo video!